Ma noi ci siamo chiesti quanto sa la gente di tutte le misure che il governo e il Parlamento hanno varato in tutti questi mesi. E quanto sapete del contenuto del decreto rilancio? Oppure cosa sapete delle garanzie pubbliche che lo Stato è disposto a prestare per agevolare il credito bancario? Tutte queste cose passano correttamente nei giornali, nelle televisioni. Purtroppo lo sapete, i giornali, noi non abbiamo giornali, le televisioni fanno il gioco che sapete benissimo. E allora noi ci siamo posti un problema. Ci siamo detti che il Movimento 5 Stelle è soprattutto informazione, soprattutto cultura e diffusione di quelle che sono le notizie che devono servire, soprattutto in questo momento storico particolare, durante il quale il Movimento 5 Stelle ha tirato a sé l'Europa. In questo momento l'Europa sta parlando la lingua del Movimento 5 Stelle, la lingua della solidarietà, di un bilancio europeo finalmente, di un debito europeo, di uno strumento finanziario che possa portare alla mutualizzazione del debito, trasferimenti, risorse che verranno e che passeranno da nord a sud a fondo perduto, tutto a quell'ideale di solidarietà, di equità, di comunità che noi era da tempo che andavamo a raccontare nei tavoli europei. E adesso, grazie al Movimento 5 Stelle, questo è possibile. Però per farlo abbiamo bisogno anche del vostro contributo. È per questo che noi vi diciamo sempre: inviateci considerazioni, riflessioni, domande. E quindi domani, giovedì 9 luglio, troviamoci online in questo incontro virtuale. Ci vedremo tutti insieme e tutti insieme potremo parlare dell'Italia, dell'Europa e di quello che dobbiamo fare, il compito che ci aspetta per poter superare davvero vittoriosi questo momento davvero difficile per il nostro paese. Ci vediamo domani. Aiuto!